Sono la dottoressa Setaccioli e oggi vi parlerò delle crisi convulsive. Diciamo che questo problema è sia per l'animale che per la famiglia che lo ospita un problema molto molto scottante e spesso appunto non è facile conviverci. Che cosa sono le convulsioni? Sono delle scariche elettriche improvvise, in termini tecnici parossistiche, che possono insorgere in qualsiasi momento a livello del cervello dell'animale e che possono portare o meno a una perdita di coscienza. Quali possono essere le cause? Possono esserci delle cause intracraniche, cioè che agiscono proprio all'interno della scatola cranica, come possono essere ad esempio degli agenti come virus, ad esempio il virus della rabbia o il cimurro, o anche delle parassitosi come la toxoplasmosi, che hanno tutte una predisposizione, un tropismo per le cellule del sistema nervoso. Altre patologie intracraniche possono essere ad esempio infarti di una parte di emisfero o ischemie. Oppure possiamo avere delle cause che dall'esterno possono comunque andare a interferire con il corretto funzionamento della scatola cranica e quindi dare questo tipo di sintomatologia. Come possiamo fare a riconoscere? Abbiamo una distinzione di fasi, la fase preectale o detta anche aura, in cui praticamente abbiamo la preparazione dei sintomi dell'animale che si appresta ad avere una sindrome convulsiva, quindi abbiamo magari dei cambiamenti caratteriali, l'animale si isola o si nasconde oppure ricerca attenzioni. Poi abbiamo la fase di ictus, la fase di convulsione vera e propria, che può essere distinta in grande male e piccolo male, in cui l'animale appunto può avere o meno la perdita di coscienza, può anche avere minzione o defecazione involontaria. E poi abbiamo la terza fase, che è la fase di recupero neuronale o fase post-ictus, in cui appunto l'animale presenta dei sintomi tipo la polifagia, cioè ha fame, ha sete, è spossato, è stanco, è confuso. E quali possono essere i consigli utili per un proprietario che ha un cane in preda a questo tipo di sintomatologia? Fondamentalmente, quando il cane presenta il problema, cercare di togliere dalla stanza tutti gli oggetti appuntiti, in quanto avendo appunto una perdita di coscienza può andare a urtarci contro e quindi ferirsi. Mettergli, se possiamo, un cuscino al di sotto del corpo, per agevolarlo, spegnere le luci all'interno della stanza in modo da agevolare appunto il termine della crisi, non gridare. Quindi i campanelli d'allarme da osservare e gli accorgimenti che possiamo avere nel caso in cui il nostro cane dovesse manifestare un tipo di crisi sono il fatto che possa cadere al suolo in modo improvviso e avere un'ipersalivazione, quindi bava alla bocca, avere delle contrazioni tonico-cloniche tanto degli arti anteriori quanto degli arti posteriori. Potrebbe avere appunto perdita di urina e feci assolutamente in modo involontario e quindi sta a noi cercare la giusta via e avere soprattutto per quanto possa essere difficile, cercare di avere la giusta freddezza per gestire al modo la situazione e precipitarsi quanto prima dal proprio veterinario di fiducia.